Intanto vi dico buonasera, voi amici di Teatro d'Arte, e siamo insieme questa sera per completare un secondo incontro la conoscenza del duro e triste cammino verso la libertà. Le Fosse Ardeatine, di cui ha offerto un'ampia comunicazione, ma anche abbastanza commovente, Rita, purtroppo non sono che uno dei tanti momenti tristi degli eccidi commessi dai nazisti. E la storia ricorda ancora un insieme di stragi, sì, stragi tremende, devastanti. Ricorda un massacro vero e proprio compiuto ai danni degli abitanti di Marzabotto, ma anche di altri tre comuni, Monzeno, Morande e Grizzana, alle pendici del Monte Sole. Dell'eccidio di Marzabotto questa sera Anna Maria di Candia si farà voce e interprete della tanta violenza subita. Per cui io vi auguro di seguire, come facciamo sempre, con tanta passione e di gustare questi momenti che sono veramente unici. Grazie a te. Anna Maria di Candia. Buonasera a tutti. Questa sera presenterò la strage di Marzabotto, ovvero gli eroi nibelunghi assassini di bimbi. Ed inizierò questa serata con l'ordine del maresciallo Albert Kesselring, comandante delle truppe tedesche in Italia. Contro le bande si agirà con azioni pianificate. È inoltre necessario garantire la continua sicurezza della truppa contro attentati e attacchi. In caso di attacco, aprire immediatamente il fuoco, senza curarsi di eventuali passanti. Data la situazione attuale, un intervento troppo deciso non sarà mai causa di punizione. Nel caso di attacchi, è necessario circondare immediatamente i luoghi in cui sono avvenuti. Tutti i civili che si trovano nelle vicinanze, senza distinzioni sociali o personali, devono essere arrestati. Una rapida punizione è più importante dell'invio immediato di un rapporto. Tutti i comandi responsabili devono usare la massima durezza nella persecuzione. Questo era ciò che diceva Albert Kesselring nell'aprile del 1944. Istigava le proprie truppe ad una radicalizzazione della lotta antipartigiana. Con l'aggravarsi della situazione militare doveva necessariamente assumere importanza maggiore per i comandanti, non solo il fronte, ma anche il controllo delle retrovie. Questa situazione si verificò nel settembre del 1944. Gli alleati avevano sfondato la linea gotica a metà dello stesso mese presso il Passo della Futa, vicino il confine tosco-emiliano. Ma il 27 si fermarono a 25 chilometri da Bologna per mancanza di uomini e di mezzi. La cartina che qui vi mostro vi è rappresentata la linea difensiva che partiva dalla Versilia e terminava all'inizio della laguna di Comacchio, e vi era quindi la necessità di ripulire l'Appennino tosco-emiliano da ovest a est per evitare imbottigliamenti ed imboscate delle truppe tedesche. La strada che appunto collegava il capoluogo emiliano al fronte si estendeva in un territorio dove si erge un altopiano con le cime dei Monti Sole, Venere e Caprara.
e dove sorgono numerose frazioni dei comuni di Marzabotto, Grizzana e Vado di Monzuno, dove avrà poi luogo la tragedia. In questa zona era molto attiva da qualche tempo la banda partigiana Stella Rossa, le cui azioni di sabotaggio e attentati avevano inferto duri colpi ai reparti tedeschi che fungevano da collegamento fra il fronte e le retrovie. E per questo motivo, già dal mese di maggio, era stato attuato nella zona un primo rastrellamento che aveva avuto come risultato alcuni morti da ambo le parti, l'uccisione di 5 civili e il saccheggio di genere alimentare da parte delle truppe tedesche. Pregherei Rita Comi di leggere la didascalia che riguarda Musolesi Mario, il quale nome di battaglia era Lupo. Era appunto il comandante dei partigiani, delle brigate partigiane che vi era nella zona. Musolesi Mario, nome di battaglia Lupo, nasce il 13 gennaio 1914 a Monzuno. Prestò servizio militare nei carristi in Libia. Quando scoppiò il conflitto, era convinto che l'Italia lo avrebbe vinto e lo disse agli amici, anche se non era favorevole alla guerra. Dotato di una grande capacità militare e di un coraggio divenuto presto leggendario, guidò i suoi uomini in decine di combattimenti. Conosceva la tecnica della guerriglia e l'applicava alla perfezione. Sorretta dalla solidarietà popolare, praticamente ogni famiglia aveva uno o più giovani tra i partigiani. La BRG divenne la spina nel fianco dell'esercito tedesco, i cui trasporti stradali e ferroviari, tra Bologna e Firenze e Pistoia, erano continuamente sottoposti ad attacchi. Quello che invece avverrà tra il 29 settembre e la prima settimana d'ottobre sull'altopiano viene ricordato come uno dei più grandi sacrifici della popolazione italiana ed è ancora una ferita aperta per le persone che vi abitano. Quella mattina fu dato ordine di dare inizio ad un'azione per eliminare ogni forma di resistenza senza alcun scrupolo. Il piano della battaglia prevedeva l'azione e di più reparti. Quello dell'artiglieria avrebbe accerchiato la Crocoro per eliminare la resistenza partigiana. Quello degli esploratori, guidato dal maggiore Walter Reder, avrebbe rastrellato tutta la zona circostante. Chi era Walter Reder? Ovvero il boia di Marzabotto. Pregherei sempre Rita di leggere la didascalia che riguarda Walter Reder. Walter Reder, il boia di Marzabotto. Walter Reder, il maggiore delle SS, soprannominato il Monco perché aveva lasciato l'avambraccio sinistro a Charkov, sul fronte orientale. Kesselring lo aveva scelto perché considerato uno specialista in materia. Gli ordini iniziali furono quelli di arrestare tutti gli uomini tra i 15 e i 45 anni, ma non fu così. Alle 9 di mattina i reparti esploratori delle SS, guidate da 11 fascisti locali delle Brigate Nere, si diressero verso la frazione di Casaglia. Lì 147 persone, tra cui donne, vecchi e bambini, si rifugiarono nella chiesa di Don Ubaldo Marchionni, che tentava di rincuorarli con la preghiera. I partigiani, d'accordo con la popolazione e con il prete, decisero di rifugiarsi sul Monte Sole, dove avrebbero potuto dar battaglia
ai nazifascisti senza coinvolgere i civili nello scontro. Pregherei sempre Rita di leggere La vita e chi era Don Ubaldo Marchionni. Che cosa fece per gli abitanti di Marzabotto? Don Ubaldo Marchioni nasce il 19 maggio 1918 nel comune di Grizzana Morandi. A 12 anni entra in seminario. Viene ordinato sacerdote il 28 giugno 1942 e l'arcivescovo lo destina come vicario cooperatore a Monzuno. Dopo aver ricoperto per alcuni mesi l'ufficio di economo spirituale di San Martino di Caprara, il 17 maggio 1943 diviene arciprete di quella parrocchia. Nel territorio della sua parrocchia si nascondono molti partigiani e spesso questi fanno visita a Don Ubaldo, e tutto ciò gli procura gravi rischi, anche perché i tedeschi sono sempre in agguato. All'arcivescovo di Bologna Don Ubaldo racconta la sua delicata situazione e il cardinale gli consiglia di abbandonare la parrocchia e di ritirarsi altrove. Don Ubaldo non se la sente di lasciare la sua gente e prontamente risponde al suo arcivescovo che, se resta la mia gente, io debbo restare con loro, ho appena preso possesso. È una decisione che mette in luce la sua grande sensibilità sacerdotale e la sua missione di buon pastore, che resta accanto al proprio gregge e non l'abbandona nel momento del pericolo. Questo gesto gli sarà fatale e, insieme a tanti suoi amici e parrocchiani, incontrerà la morte. Il 29 settembre 1944, dopo aver raccolto nella chiesa di San Martino diverse persone, le esorta alla preghiera e a ricevere i sacramenti. Quindi parte per Cerpiano per celebrare la Santa Messa, ma giunto presso Casaglia trova in chiesa molta gente che si era radunata in quel luogo sacro, pensando di trovare un rifugio sicuro. Don Ubaldo resta e prega con loro, ma poco dopo arrivano i tedeschi, uccidono alcune persone in chiesa e nel campanile e costringono il sacerdote ad accompagnare le altre verso il cimitero. Giunta di fronte al cancello del cimitero, la gente viene fatta entrare, mentre Don Ubaldo viene riportato in chiesa e lì, sulla predella dell'altare maggiore, è barbaramente assassinato. Nella fotografia successiva, vi mostro i partigiani catturati e maltrattati dai fascisti. In quella dopo ancora, quello che rimane dei corpi. Quello che oggi possiamo raccontare è solo una piccolissima parte delle terribili e angoscianti testimonianze dei sopravvissuti. Tra questi vi era Delmo Benini, partigiano della Stella Rossa, il quale assistette impotente agli eventi che qui riporto come sua testimonianza. Salendo per il ripido sentiero verso la cima del Monte Sole, mi ero unito al padre di mia moglie e a un tenente dell'aviazione di Firenze. Tutti e tre, dietro un cespuglio, stavamo a vedere cosa accadeva in Casaglia. E con terrore notammo che i nazisti non rispettavano per nulla le donne e i bambini. Si vide benissimo quando li fecero uscire dalla chiesa dirigendoli a colpi e a pedate verso il cimitero. In quei momenti la mia testa era completamente vuota. Non sapevo pensare e guardavo i miei compagni e mordevo un lembo della camicia per non piangere. Li vedemmo battere il cancello del cimitero e ammucchiare tutti sulla gradinata della cappella, i grandi dietro e i piccoli davanti,
Quando li scorsi appostare la mitraglia sull'entrata, mi lanciai di corsa giù dai fianchi del monte invocando il nome delle mie creature, ma il cerchio di ferro e fuoco che ci stringeva non mi permise di avvicinarmi a più di 100 metri dal cimitero. Di lì vidi sparare con la mitraglia e i fucili in mezzo agli innocenti, lanciare le bombe a mano. E poi alcuni militari, con la pistola, finivano quelli che si lamentavano. Le vittime vi furono numerosi bambini. 95 avevano meno di 16 anni, 110 ne avevano meno di 10, 22 meno di 2 anni, 8 di 1 anno e 15 meno di 1 anno. Il più giovane si chiamava Walter Cardi. Era nato da 2 settimane. Ed è soprattutto a loro che dedico la poesia di Luciano Gherardi. Si intitola Le querce di Montesole. Si piegano le querce come salici sul cuore delle rocce a Montesole. Hanno memoria le querce, hanno memoria, memoria di sanguigne uve pigiate in torchi amari, memoria di stermini e di paure, memoria della scure nel ventre delle madri. Hanno memoria le querce, hanno memoria, memoria di recinti profanati, memoria dell'agnello e del pastore, crocifissi tra reliquie di santi sull'altare. Hanno memoria le querce, hanno memoria. Memoria dell'inverno desolato, memoria della bianca ostia di neve e del chiri degli angeli. Sul corpo del profeta decollato, ardono le querce come il cero pasquale sul candelabro della notte a Montesole. Cristo, figlio del Dio vivo, pietà di noi. Vergine del giglio dell'ulivo, intercedi per noi. Beati martiri di Montesole, pregate per noi. In questa foto vedete l'arresto di Reder, il quale fu catturato dagli americani, fu estradato in Italia e fu processato dal Tribunale Militare di Bologna nel 1951 e condannato all'ergastolo. E dopo molti anni trascorsi nel carcere di Gaeta fu graziato nel 1985 per intercessione del governo austriaco. Morì pochi anni dopo in Austria senza mai essere sfiorato dal rimorso. Quello
che a mio parere commisero, non fu una guerra, e forse nemmeno un assassinio. Fu qualcosa senza nome. Oggi il faro commemorativo di Marzabotto recita questa epigrafe del poeta Salvatore Quasimodo. Pregherei Giorgio Bevilacqua di leggere la poesia. Io ringrazio tutti e spero di non avervi annoiato. Grazie. Questa è memoria di sangue, di fuoco, di martirio, del più vile sterminio di popolo voluto dai nazisti di von Kesselring e dai loro soldati di Ventura dell'ultima servitù di Salò per ritorcere azioni di guerra partigiana. La loro morte copre uno spazio immenso. In esso, uomini d'ogni terra, non dimenticano Marzabotto, il suo feroce evo di barbarie contemporanea. Sono tre foto che vediamo. Tutto verte su un famosissimo quadro che si chiama L'Isola dei Morti. Questo ci fa capire un po' la psicologia del nazismo. Altrimenti non potremmo capire perché è successo un Marzabotto, è successo tutto quell'altro, tutte le altre stragi che si sono verificate. Mi hanno intitolato Nazismo esoterico perché il nazismo non fu solo un movimento politico, militare o sociale. Il nazismo, per farsi strada nell'immaginario collettivo del suo popolo, del popolo tedesco, e per liberarne tutta la furia nazionalista, fece ricorso a una sorta di misticismo nazista in cui confluivano in maniera assai disorganica le saghe di Nibelunghi, le Valchirie di wagneriana memoria, tutto l'Olimpo germanico dell'antichità. E questo eravamo usciti non da molti anni da romanticismo, per cui tutto questo faceva gioco naturalmente al nazismo che stava crescendo. Si fece ricorso addirittura a delle artificiose correnti semi-religiose che si confondevano poi con l'occultismo, con l'esoterismo, con la criptostoria e col paranormale. Addirittura vennero mandati dei scienziati in India, nel Tibet, per scoprire le origini della razza ariana, no? Quindi era tutto un miscuglio, tutto un pateracchio, che però diveniva sempre congeniale a una costruzione di una cosiddetta ariosofia, cioè una pseudofilosofia mistica che esaltava la razza ariana. E questa attribuiva alla persona di Hitler e alla missione nazista una sorta di significato semi-religioso, quasi sacrale, un'enfasi mistica che ebbe il potere di sconvolgere le menti gran parte dei tedeschi, soprattutto dei maggiorenti tedeschi, e trascinò la Germania e il mondo nel delirio della Seconda Guerra Mondiale. Un grande artefice di questo misticismo fu il gerarca Himmler, che era molto, molto ascoltato dal Führer. Tra l'altro, Himmler era quello che aveva consigliato poi l'apertura dei campi di sterminio, tra l'altro. Questi due ometti, Himmler e Führer, perché erano di fatto due ometti carichi di frustrazioni e di malanni fisici e psichici, purtroppo seppero usare questo insano fascino del misticismo per i più abietti crimini e gesti per l'umanità. Sopra questa visione onirica, questa fantasia pazzesca, non poteva che campeggiare la morte. E non per nulla il teschio era il simbolo delle milizie delle SS. Andiamo
alla fotografia dove c'è Hitler, la prima fotografia, e vediamo che mentre Hitler ha appena firmato il patto con i russi, infatti è assieme a Molotov e a Ribbentrop, ha appena firmato il patto di non aggressione russo, che naturalmente dopo verrà tradito e sconfessato, notiamo che dietro le spalle Führer c'è un quadro, e poi è in bianco e nero, ma si vede bene, ed è il famoso quadro L'Isola dei Morti. L'Isola dei Morti era un dipinto del 1880, dipinto da Böckling, che era un svizzero, un pittore del 1800 svizzero. Il quadro fece un scalpore, aveva un peso unico indifferente, tanto quanto la sua trasparente simbolicità di bazar sensuale. E poi, fra l'altro, la reputazione del pittore era una reputazione di pittore simbolista ed era molto tenuto in considerazione. La barca, i cipressi, le rocche, che dopo vedremo un momento nel dettaglio, sono intrise di mitologia. Intrise di mitologia, vi si ritrovano per molti, il mistero. Non si sfugge all'Isola dei Morti, proprio perché c'è questo fascino misterioso. Questo riempiva le coscienze di dubbi risolvibili, forse risolvibili solo nel sogno. Tutto il Terzo Reich sarà del resto attraversato poi da una polemica. Böckling è un dubbio atroce. Era un autentico pittore ariano che sapeva ritrovare i motivi originari, tanto cari al romanticismo, o era uno di quei fottuti decadenti nostalgici dell'Italia soltanto, o un imbroglione? E in realtà Hitler lo tenne molto in considerazione e fin dal 1930 riuscì a ottenere questo quadro in cambio di due quadri impressionisti della Galleria Nazionale. Hitler, difatti, aveva intenzione di mettere il quadro L'Isola dei Morti nel museo privato che voleva farsi costruire. Il fascino di questo quadro che suscitava in Hitler era certamente legato al tema della morte, così importante nella cultura tedesca e così ben illustrato in questa opera. Però, a parte qualche accenno sessuale e via, ma cos'è che potevano avere in comune con questo quadro e quindi anche con Hitler, Freud, Lenin, Dalí, Strindberg, Druye o D'Annunzio stesso? Avevano questo concetto che è espresso dall'Isola dei Morti. In fondo, tutti quanti, nelle loro opere, alla fine, hanno toccato, mai profilato, però tutti quanti hanno dato modo di far vedere che appartenevano a questa sorta di club fantasma che in fondo idolatrava l'Isola dei Morti. Hitler, piccolo pittore e artista mancato, poteva scampare al richiamo così misterioso di questa isola? No, di certo. Vediamo un momento la seconda immagine e vediamo che c'è l'autoritratto di Arnold Böckling, che è nato a Basilea nel 1827 e muore a San Domenico di Fiesole, quindi a Firenze. Era un pittore svizzero, una figura molto rappresentativa nella storia dell'arte germanica. Inizialmente cominciò come paesaggista, ma grazie ai frequenti in Italia fu influenzato dal romanticismo. All'interno dello stile Art Nouveau fu poi un simbolista. Secondo me transitò anche nell'impressionismo, perché vedete che il quadro ha anche qualche piccola caratteristica appunto impressionista. Però la grande intuizione di questo quadro si rivela proprio nel tipo di pittura. La pittura si rivela mitologica in genere di questo pittore. Ci sono creature oniriche, creature tipo le ninfe, le naiadi, i centauri, esseri che noi non vedremo mai se non nei sogni oppure nei libri classici di mitologia. Tra le architetture classiche, sono simbolismi, allegorie, è un richiamo quasi sempre ossessivo verso la morte. E l'effetto crea, l'effetto che riesce a dare questo qua, gli permette di creare, a questo pittore, mondi strani e fantastici.
Da un punto di vista psicologico, l'isola dei morti di Beckling è un quadro particolarmente interessante. Sappiamo infatti che questo quadro è stato dipinto deliberatamente perché si potesse trasognare guardandolo. Infatti, così gli era stato chiesto dalla committente, che era una contessa. Ma che rapporto poteva esserci tra i sogni e questo quadro di Beckling? Ci provò a svelare l'arcano il commediografo svedese Strindberg, che scrisse addirittura una pièce teatrale sull'Isola dei Morti, ispirandosi naturalmente alla teoria di un occultista Swedenborg che aveva scritto alcuni libri e che anche Hitler conosceva e possedeva alcuni di questi libri. Notate in questo autoritratto il pittore ha un'aria trasognata, direi un po' confusa. Perché questo atteggiamento? Perché lui ha spalle all'effigie della morte, è un'immagine inquietante. Il teschio con una occhiaia vuota che sembra sussurrargli all'orecchio un qualcosa di terribile, mentre la mano scheletrica sembra quasi ghermire la spalla per condurre il pennello in un mondo surreale e mortifero. In fondo il sogno appartiene all'onirico, al metafisico, all'irreale, dove tutto può succedere. È forse un posto simile alla morte, almeno per quello che ne sappiamo possiamo ipotizzare. Passiamo all'ultima immagine e qui vediamo nel dettaglio il quadro, lo analizzeremo assieme. L'isola di Morti, si chiama di Tottenhissel, è il più noto dipinto del pittore simbolista, appunto Arnold Beckling. L'opera affascinò personaggi come Sigmund Freud, Lenin, Georges Clemenceau, Salvatore Dalì, Gabriele D'Annunzio, quindi anche personalità della cultura, perché è carica di parecchi elementi, di parecchie intuizioni forse. Adolf Hitler ne possedeva una versione originale che aveva acquistato appunto nel 1933 e di quest'opera, von Beckling, per questioni anche commerciali, ne stese ben 5 versioni successive con colori, tonalità diverse. Allora, vediamo un momento nel dettaglio. L'Isola dei Morti, vediamo un momento qual è il significato di questo quadro. In pratica è l'icona, è l'allegoria, è un'allegoria del Regno dei Morti. Sopra una distesa d'acqua scura che ci richiama un po' alla mente lo Stige o la Cheronte. È la metafora del dolore per la separazione. C'è una piccola barca che si dirige verso la cosa, una piccola barca condotta da un rematore, potrebbe essere Caronte nella mitologia del passato, la mitologia greca, che sta remando a poppa, si avvicina molto lentamente, tutto viene fatto in un'aria con una sensazione di immobilità quasi, tutto lentissimo. Si suppone appunto che vada verso l'isola perché c'è un leggero movimento di onde. La barca, il movimento, altro non è che la metafora del trapasso, del viaggio dell'anima nell'aldilà. A prua c'è una figura avvolta interamente in un sudario bianco. È una gelida icona del defunto. Richiama le immagini dei trapassati degli affreschi delle tombe etrusche a Tarquinia. A prua ancora c'è una bara bianca ornata di festoni. Quello è il simbolo della morte. L'isolotto, poi, il punto dove arriviamo, una volta sbarcati dalla barca, è dominato da un bosco fitto di cipressi. E l'indice è segnale di un cimitero, un luogo cimiteriale. I cipressi sono simboli del lutto, da sempre. Ricordiamo poi che i cipressi non sono conifere, anche se ci assomiglia, sono degli alberi che hanno una radice a fittone molto profondo, quindi sono, hanno le radici molto profonde sulla verticale del loro tronco e quindi proprio per questa ragione nel passato con gli etruschi, i romani venivano correlati all'albero della morte perché andava a pescare giù nel profondo quasi all'inferno. Tutto attorno ci sono poi le rupi scoscese a perpendicolo, a metà per l'inaccessibilità per i vivi di accedere al regno dei morti. Quindi nella roccia, scolpite nella roccia, ci sono quelli che sembrano essere dei portali sepolcrali, che ci richiamano poi le finte porte delle tombe etrusche.
Il dipinto nel suo insieme è anche impressionista e simbolista e ha una connotazione di desolazione immersa in un'atmosfera misterica e ipnotica. Concludo. Pare quasi di avvertire il silenzio assoluto che regna sovrano in questo luogo, è indice quindi di assenza di vita. Quale sia il luogo che ispirò l'artista non ci è dato sapere. Chi disse il cimitero degli inglesi a Firenze, dove era stata sepolta la figlia di Böckling, che aveva ben perso ben 9 figli su 14. Chi parla dell'isola di Ponticonissi, vicino a Corfù, altri del castello aragonese ad Ischia, ed infine l'isola di San Giorgio in faccia a Perasto, all'interno delle bocche di Cataro, in Montenegro. Anche questa incertezza, e in fondo, induce a aumentare quell'aura di mistero che sprigiona da questo dipinto. Comunque, sta di fatto che fu un pessimo motivo di ispirazione per quanto riguarda Hitler e il suo tempo e i suoi soci. Ho finito, grazie. Grazie Anna Maria e grazie Giorgio per la brillante esposizione che avete fatto e la presentazione di questi quadri magnifici, anche se il contenuto è un contenuto triste. Ecco. Adesso ci farà ascoltare i versi di Piero Calamandrei, per non dimenticare, i versi che portano come messaggio, ma anche come momento di riflessione, lo avrai, camerata Kesserling. Due parole semplicemente per ricordare tutti quanti noi che già conosciamo comunque bene questa figura, Piero Calamandrei. Sappiamo che è stato rettore dell'Università di Firenze nel 1944, dopo l'armistizio di Cassibile. L'8 settembre purtroppo fu colpito da mandato di cattura che esercitò da settembre del 1944, dopo la liberazione di Firenze, fino all'ottobre del 47. È stato un grande giornalista, un giurista, uno scrittore, un poeta e naturalmente anche un politico, oltre che docente universitario. Nel 1945 Piero Calamandrei era membro della Consulta Nazionale dell'Assemblea Costituente e rappresentava il Partito d'Azione. Ha curato l'intesa dei patti lateranensi, ha sostenuto l'indissolubilità del matrimonio e ha appoggiato la Repubblica Presidenziale. Un'espressione sua è proprio scolpita, forse è bene che la rileggiamo e la sentiamo tutti quanti, perché è scolpita nel cuore di tutti. È un messaggio fortissimo, immensamente formativo, ma non solo per le giovani generazioni, ma anche per noi che abbiamo, diciamo, già raggiunto una nostra maturazione sia culturale che ideologica. Egli dice: dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. È un straccio preso da una relazione tenuta il 26 gennaio del 1955 a Milano, promossa da una società umanitaria. I versi che Ada appunto ci leggerà ricordano questa figura di Albert Kesserling, come ha già precisato Anna, che era un generale tedesco con il grado di Feldmaresciallo, comandante delle forze armate germaniche in Italia, proprio sul fronte occidentale. Dopo il conflitto del 1947, abbiamo sentito, fu condannato a morte a Mestre, proprio per gli eccidi dell'esercito nazista, sia quello delle fosse ardeatine che quello delle stragi di Marzabotto. Questa pena fu però tramutata in ergastolo, ma non fu interamente scontata, perché fu rilasciato nel 1952, quando si diceva gravemente ammalato. Tornato in patria, in effetti la cosa fu smentita, non c'era questa gravità di un morbo. Infatti visse altri 8 anni nel suo paese, dove divenne addirittura oggetto di culto in tutti gli ambienti, soprattutto negli ambienti che ricordano questa immagine, questa figura come un eroe. Sostenne di non essersi vendito per nulla e che gli italiani avrebbero addirittura dovuto erigergli un monumento.
Ada ci legge la poesia e vediamo appunto in che cosa consiste il messaggio fondamentale che il nostro grande uomo Piero Calamandrei ha voluto dare. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà, a deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti videro fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità, e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai morti e vivi con lo stesso impegno. Popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Bellissima, questa è appunto la risposta che Piero Calamandrei ha fatto scrivere in una famosa epigrafe recante la data del 4/12/1952, che è l'ottavo anniversario del sacrificio di Duccio Calimberti, anche lui morto da eroe. Dettata per una lapide ad ignominia, era stata collocata nell'atrio del Palazzo Comunale di Cuneo, in segno di imperitura protesta per l'avvenuta scarcerazione del criminale nazista. Questi versi trovano ancora oggi, possiamo dire, un lievito nelle coscienze, in quelle coscienze che riassumono il loro messaggio grandissimo di fratellanza e di amore nell'inno di Mameli, che ci affratella tutti oggi, forse ancora più che mai. Io vi invito ad ascoltarlo. E concludiamo così la nostra magnifica serata. Grazie.